Non so ci fare la puntata, non so ci fare la puntata ancora, non so, la fa la puntata, sono qua, non so ci fa la puntata. Non so ci fare la puntata. Eccolo qua il volontario! Eccolo qua! Amici aeronauti, bentornati al mio amico sommelier. Siamo oggi in casa Cobb, in quel di Belfiore, e vogliamo presentarvi la nuova bevanda che sta impazzando sulle tavole di noi veronesi adesso. Si chiama Wapple, è un blend molto intrigante, ma ora lo chiediamo a Nicola Varalta del Cobb, che ci introdurrà in questo mondo magnifico. Nicola, cosa abbiamo dentro questa bottiglia? Wapple, come hai detto tu, è un nuovo prodotto fatto dal Consorzio Belfiore per un pubblico giovanile, per il nuovo pubblico che vuole fare un aperitivo diverso e alternativo. Wapple è un blend di succo di mele e un 50% di uva garganega, prodotti del territorio, quindi uva garganega come tipicità del territorio dell'est veronese e un blend di mele di Belfiore, caratteristiche e famose in tutta Italia e in tutto il mondo per le loro proprietà organolettiche. Questo prodotto è un prodotto giovanile, 8 gradi alcolici, quindi si punta molto anche sulla bassa gradazione alcolica, e un prodotto che esalta in bottiglia tutte quelle che sono le proprietà salutistiche e organolettiche della mela e dell'uva. Nicola ha molto da dire su Wapple, ma anche io ho qualcosa da dire su Wapple. Abbiamo provato a fare degli esperimenti che ci hanno dato davvero degli ottimi risultati con Wapple. L'abbiamo immaginato a bordo di una piscina, l'abbiamo immaginato sulle vostre tavole, un aperitivo fruttato, bello, denso di significato. Ora vediamo che stiamo preparando per voi queste miscele straordinarie. Abbiamo pensato a Wapple unito alla mela ancora e a del kiwi. Questo si chiama Ducky Ducky. Ilaria poi ci ha preparato un altro blend di passion fruit e di arancia. Questo si chiama Orange Wapple. E per ultimo abbiamo un succo di mirtillo unito a della sanguinella. Questo invece è un mix estremamente interessante, servito in un bicchiere molto ampio perché appunto i profumi della frutta nera devono risalire. Si chiama Blackberry Wapple. Tutti e tre, amici, hanno davvero tanto da dire. La cosa che però mi interessa è che Wapple lega davvero il territorio a quello che per noi è un ottimo aperitivo, una bollicina davvero frizzante e dei profumi che riporta nel bicchiere tutta la passione di chi l'ha fatto. Ma io ora assaggio un Ducky Ducky. E per te, Nicola. Perfetto. Allora, intanto noi brindiamo alla vostra salute e vi diciamo che questa è Anteprima 2. Anteprima 1 invece, l'altro prodotto sempre del Cobb, noi l'abbiamo abbinato a della pasticceria particolarmente secca. E ricordate bene, prodotti da bere assolutamente freddi su questi fruttini molto ampi e soprattutto senza pensare troppo al grado alcolico. Allora amici, non mi serve nient'altro se non darvi appuntamento alla prossima Fiera Cavalli in Fiera Verona, dove io sarò con Wapple a presentarvi questo magnifico prodotto. Vi saluto, vi do appuntamento venerdì prossimo al mio amico sommelier e ricordate sempre che un buon bicchiere di vino allunga sempre la vita. Cin cin! Cin cin.